Da allora Yuri si affaccia a quella età in cui incomincerà a giocare forse il tramonto. E... è partita certo. Già la gara delle parallele asimmetriche con Dina Kocekova. E... certo, Yuri per poter essere competitivo in quello che è una all around, come si dice, nell'ambiente... e dovrà presentare un punteggio di valore di partenza superiore. Presenta normalmente, come ha fatto ieri, stato con un passetto questa uscita di Dina Kocekova per pregiudicare il punteggio a Jersey Fields, atleta di 16 anni, nata a Indianapolis ma risiede a Cincinnati. Salto Jäger. Bene anche questa verticale pulita. Sì, questa è una gran volta con il giro, è un esercizio, questo salto calcio fu un esercizio ben eseguito, stilisticamente corretto, non particolarmente pieno di inventiva, anzi diciamo che è un esercizio abbastanza ordinario. Torniamo intanto alle parallele asimmetriche. Andiamo a seguire la prova della rumena Marinescu, un atleta di 14 anni, nata a Bucarest, cominciato a 7 anni. Andiamo a seguire ancora a rallenti questa gara. Queste sono delle buone combinazioni, abbastanza originali, abbastanza ben costruito questa parte dell'esercizio, diciamo tutto l'insieme è abbastanza fluido, abbastanza dinamico. Non eccezionale, non sono nessuno di questi movimenti unici al mondo. Comunque, piega un po' le gambe prima dell'uscita e poi propone uno Tsukara con avvitamento nel secondo salto che denota una buona... è un punteggio, come valutarlo? È giusto? Sì, io penso che è giusto perché delle piccole imperfezioni io le ho intraviste e sicuramente le hanno intraviste anche i giudici, altrimenti gli avrebbero dato 9,90 o anche più. Allora adesso fermiamo un attimo il discorso su Yuri Chechi, che ha ottenuto 9,850, è in testa alla classifica provvisoria. Un movimento fantastico. Ecco, presentato... questa è Mo Julian alle parallele asimmetriche. Sì, questa è la ginnasta minuscola di cui dicevamo prima, quale parallele fa veramente un lavoro impressionante che nessun'altra ginnasta assolutamente è in grado in questo momento di presentare. L'esercizio è estremamente originale e costellato di difficoltà di altissimo livello. La tecnica esecutiva è contraddistingue proprio la scuola cinese. Passetto penali però proprio in fase di arrivo, ma è un... per questo giudizio. E in attesa del prossimo avversario di Chechi, Andrea Svecher, andiamo a seguire adesso la prova di Lavinia Milosovici, una rumena di grandi qualità, bronzo ieri nel concorso individuale, ci è rimasta male perché proprio all'ultimo la Ciorchina, la russa, le ha tolto l'argento. Quel signore con i baffi che vedete di fianco alle parallele asimmetriche è Ottavia Ambello, un atleta dai modi molto spicci con le sue allieve Baldini. Ma diciamo riferendoci alle due parole che abbiamo detto prima, forse lui non in particolare, ma è una prerogativa di queste scuole essere abbastanza severe, abbastanza rigide e ripeto, dipende molto anche naturalmente dal contesto in cui queste ragazze vivono della prestazione che prima, perché prima è sicuro di quello che è in grado di fare, dopodiché non dipende più da lui. Parallele asimmetriche ed è da seguire senz'altro con Vittorio Baldini la Podkopayeva, ucraina, la neocampionessa del mondo al volteggio e nel concorso individuale, già due ori per lei. Stupenda questa combinazione di gran volte con un giro saltate seguite da un salto Ginger. Adesso si prepara per la combinazione finale dell'esercizio. Anche lei è un'atleta minuscola, 1,46 m per 38 kg, peccato per questo passetto. Sì, è stata anche sfortunata. Uno spettacolo. Ieri ha ottenuto 9,912 a 16 anni.
è allenata da Boris Pilkin, 1,51 m per 47 kg, domina da anni la scena internazionale. Baldini. L'esercizio della Corkina anche alle parallele, denota una, un approccio, diciamo, diametralmente opposto a quello che può essere quello che abbiamo visto con la minuscola ginnasta cinese. Anche in questo attrezzo, che pure è un attrezzo esclusivamente tecnico, si nota una diversità considerevole in termini di eleganza, in termini di espressione. Bello arrivo, bello, bella l'uscita e bello l'arrivo. Esercizio stupendo, il suo allenatore... Un po' di emozione in questo momento. Ma più che emozione c'è grande soddisfazione, moltissima soddisfazione. Era nell'aria che poteva vincere la gara e naturalmente però questo era solo il mio pensiero per quello che sono le mie valutazioni, ma io non faccio parte di quella giuria per cui contavano poco, ma in ogni caso è dimostrato che ci avevo visto bene. E vabbè, tutto scontato per Franceschetti, ma non per noi che abbiamo veramente sofferto insieme a Yuri Checchi. E intanto seguiamo Shannon Miller. C'è un esercizio, un buon esercizio, ma un esercizio ordinario che non dovrebbe in nessun modo, carinissima, la Ciorchina. Yuri, è veramente, se lo merita, è un ragazzo, un atleta eccezionale. Per quanto